Buonasera, voglio a Forza Napoli. Voglio, c'è poco da commentare. Un primo tempo, ma toglietemi una curiosità però, perché non so se effettivamente mi sto sbagliando io o a guardare le partite, ho guardato una partita, non lo so. Ma quelli con la maglia blu, ma era un Napoli. Era in Napoli il primo tempo, quello con la maglia blu, volesse capire solo questo. Perché per la verità non l'ho riconosciuto. Ma chi si chiaffa? Chi sono sta gente in mezzo qua? Chi sono sta gente? Proprio abbiamo sbagliato di tutto. In 13 minuti ha ammiettato una partita in due cesse. In 13 minuti ha ammiettato una partita in due cesse. Sbagli del genere che in campionato non ne facciamo. Siamo sempre belli precisi pure con i passaggi. Un tifoso della Rubendus, un mio amico Cristian, mi ha contattato, ha fatto che saluto, sì, ma lo dovete pure dimostrare in Champions. Sì, ma il problema è che noi lo dimostriamo, è che mo sta partita proprio sono chi e non ha giocato giù che era un Napoli, figuriamoci gli avversari che non sono tifosi di un Napoli. Voglio dire, i tifosi che non sono tifosi della squadra mia, si riconoscevano che la squadra che... Boh, io guardate, un primo tempo, che faccio dire? Voglio dire, non c'ho niente da dire, sono figure di merda. Anzi, il primo tempo, parliamoci chiaro, tra traverse, salvataggio sulla linea, si veniva 4-5-0 che sta partita, il primo tempo sto parlando. No, City non aveva rubato niente. Però ci ho fatto caso una cosa, perché effettivamente io poi guardo tutto. Ci ho fatto caso una cosa, che come in Napoli si è affacciato un po' negli ultimi 5 minuti, è schiacciato un po' il piede sull'acceleratore. Il City, se già come si timava di noi. Infatti Guardiola non si è staccato un attimo, non si è sittato un po' con Papaghi, perché Guardiola ci temeva, perché si aspettava quel Napoli che conosciamo tutti, ma non è stato così. Il secondo tempo abbiamo visto un altro Napoli. Prima di andare al secondo tempo, un Mertens che tira un rigore di merda, ma proprio un rigore di merda. Ha buttato proprio a Coglia e dice no, gli è già di rosto, ricordo, e a Giacoglia, perché se no, niente, è come si dice, a bullying, quando Coglia e birilla, così è fatto merda. Io, mamma mia, ma come si fa? Guardate, io vi dico, è una cosa proprio... Poi il secondo tempo in Napoli ovviamente è entrato con un altro piglio, però non è quel Napoli, pure che è entrato con un altro piglio in Napoli, ma non era quel Napoli là. Io ci ho fatto caso una cosa, che i migliori in campo è stato Insigne, che speriamo che non è niente di grave, Gulam, per me, i peggiori è stato Zilischi. A difesa tra Albia i peggiori ce ne stanno parecchi, alla fine ai 16 quasi tutti quanti facciamo chiamare i 16 migliori, tipo Allan ce lo metto nei migliori perché come entrato già si è fatto uno che la maglia la suba e niente, un secondo tempo Diavarra pure che ha segnato i rigori, però non mi è piaciuto. Zilischi va a Citt, per me il peggiore in campo. Zilischi, io ci ho fatto caso una cosa e poi concludo, vi saluto, che per me in Napoli sta Champions League non te ne capo, non c'ha testa proprio, la testa sta al campionato, la testa per me sta al campionato, per me, perché si vedeva proprio che
poco concentrazione, ci tremavano le gambe. E chi teniamo là? Con tutto rispetto, sì, è una grandissima scuola. Però ci ho fatto caso, come faccio detto, che come appena abbiamo schiacciato il piede, schiacciavamo un po' il piede sull'acceleratore, il siti si timava, si impappinava. Guarda, io sto guardando il gol, e mi piace il gol che manca da primavera, dall'eccellenza si vigliano questi gol. Proprio, guarda là, passaggi, un traversone, poi il liscio, su lì si ha porto, Koulibaly al biolo che si imbriaca. Guardate, la gente, Mertens proprio oggi sembrava un robot, si muoveva. Per me Insigne è stato il migliore. E quello che ho detto pure è Gulam. Ma poi il resto gli do tutti un 5, 5 e mezzo. Massi. A Insigne gli do un 6. Come glielo do pure a Gulam. Un 6. Ma il resto 5 e 5 e mezzo. Questo è. Dice la verità. Non mi è piaciuto proprio. Però vi sono sincero. Vi sono proprio sincero. Non sto tanto incazzato, vi sono sincero. Ma chi voglio scudetto? Io voglio scudetto. A me di questa Champions League non mi passa manco po' bip. Non, veramente, non, abbiamo perso. Sto amareggiato per stato d'animo, ma stato d'animo perché tu hai perso 2-1 alla fine. Ci potrebbe pure stare, ok. Ma io voglio scudetto. E io sono convinto che pure i tifosi del Napoli vogliono scudetto. Stasera ho visto un po' di dimostrazione che questa Champions è buona così, escimo quanti Champions, non me ne frega, perché ovviamente sportivamente parlando non siamo attrezzati pure in banchina per affrontare la Champions League. Quindi se De Laurentiis non ha accattato, ha confermato gli stessi, ha maluttato solo lo scudetto e ci ha pigliato sto scudetto che io lo desidero come un pane, sono 30 anni e voglio scudetto da sta Champions League, me ne fottono bip, tutto qua. Ciao, voglio un bacio e sempre forza Napoli, perché tutto resta munnezza e sicchio sempre. Ciao, voglio forza Napoli. Parra pa 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 p